Un saluto a tutti i telespettatori. Come vedete in sovraimpressione, campionato nazionale di tamburello di Serie A, ottava giornata del girone di andata, e l'incontro che andiamo a seguire è quello tra Cavrianese e Sabbionara. Ci troviamo sullo sferisterio di Cavriana, vediamo l'ingresso in campo delle due squadre agli ordini dell'arbitro Fiorenzo Teli, coadiuvato dai segnalini Luigino Assoni e Bruno Paganelli. Con le due squadre che si schierano a metà campo, e intanto andiamo a dare un'occhiata alle formazioni. Per il Sabbionara, Riccardo Monando, Andrea Belluardo, Davide Gozzelino, Salvatore Occhipinti, Tommaso Merighi e Angelo Brentegani, con la direzione tecnica affidata ad Andrea Fiorini. Vediamo la presentazione del Sabbionara. Ricordiamo, squadra che ha 17 punti in classifica. E ora la Cavrianese. Per la Cavrianese abbiamo Franco Zeni, Alessandro Fraccaro, Nicola Zandonà, Mirko Cont, Sebastiano Guerreschi, Luca Ederle e Alessandro Nobis. Alessandro Nobis, che vediamo in veste di giocatore, ma che svolge anche le funzioni di direttore tecnico della squadra. Della presentazione della Cavrianese. Due squadre che arrivano a questo appuntamento con posizione di classifica ben diversa, un Sabbionara che è partito fortissimo, si trova in quarta posizione in classifica, dicevamo prima 17 punti, una sola sconfitta subita nell'ultima giornata contro il Solferino, poi tutte vittorie con un punto perso nella sfida al Guidizzolo 13-11. Per la Cavrianese invece due sole vittorie al momento, quella ottenuta nella prima giornata contro il Guidizzolo e quella poi seguita nella giornata di recupero di mercoledì l'altro contro il Castiglione per 13-10. Vediamo questo primo gioco con la Cavrianese spalle alla telecamera. Vediamo Zeni a fondo campo che fa coppia con Luca Ederle. E vediamo subito il primo errore di Franco Zeni. Sabbionara in battuta in maglia scura con Riccardo Bonando. Riccardo Bonando e Davide Gozzelino sono ex di turno. E ancora un errore. Viaggia via veloce questi primi 2:15, stavolta l'errore è di Luca Ederle sulla battuta profonda di Riccardo Bonando, che vediamo ancora al servizio su Franco Zeni. Dicevamo, due ex di turno che hanno portato nella passata stagione ai playoff la formazione mantovana, poi sconfitta nei quarti di finale dal Cremolino. Luca Ederle, ancora un errore. Sempre in larghezza e il Sabbionara che si porta a 40-0. Sempre Riccardo Monando in battuta. Sabbionara rinnovato rispetto alla passata stagione con tutto il terzetto arretrato, arrivato anche Andrea Belluardo dal Cinaglio e Salvatore Occhipinti dal Carpeneto, mentre confermati Tommaso Merighi e Angelo Brentegani. Per la Cavrianese promosso titolare Luca Ederle, intanto vediamo l'intervento di Davide Gozzelino con la palla che finisce lunghissima, e quindi il primo 15 per la Cavrianese, 40 Sabbionara. Dicevamo, per la Cavrianese promosso titolare Luca Ederle, è arrivato nel ruolo di mezzovolo dal Somma Campagna Nicola Zandonà, poi un terzino trentino Mirko Cont e Alessandro Nobis come riserva e direttore tecnico. Ancora un errore in lunghezza, molti errori in questo inizio di gara, e si porta 30 la Cavrianese, 40 il Sabbionara. Riccardo Bonando, che vediamo anche con la fascia di capitano sui pantaloncini. Davide Gozzelino, che chiude appunto, non riesce nell'intervento. Vediamo il replay, la palla corta di Franco Zeni, l'intervento di Davide Gozzelino, Nicola Zandonà che lascia la palla a Luca Ederle che non riesce a intervenire. Il primo gioco è per il Sabbionara. Nella nostra sovrimpressione andiamo al quarto gioco, come abbiamo visto, con il Sabbionara che ha conquistato per intero il primo trampolino e si trova avanti per 3-0. Ora vediamo il Sabbionara spalle alla telecamera. Mentre abbiamo già visto un cambio nella formazione mantovana con l'ingresso a fondo campo in battuta di Alessandro Fraccaro, Mancino, al posto di Luca Ederle, anzi no, vediamo Luca Ederle ancora in campo, per cui l'uscita è stata di Franco Zeni.
Quindi subito un cambio dopo il difficile avvio della formazione mantovana. Visto in azione Andrea Belluardo, lo scorso anno, come abbiamo detto in precedenza, in forza al Cinaglio, squadra che ha subito abbandonato la massima serie, complice anche difficoltà di formazione dovuta all'infortunio che ho corso a Federico Pavia dopo poche giornate di campionato che non gli hanno consentito poi di continuare la stagione. Riccardo Monando su Alessandro Fraccaro, ancora Andrea Belluardo, rispetto al primo gioco vediamo una fase più tranquilla, almeno con meno errori, che è veramente volato via in un amen il gioco di apertura. Squadra di casa che è alla ricerca di punti per conquistare un posto tra le prime 8 squadre del girone di andata, che ricordiamo vale la qualificazione alle finali di Coppa Italia, anche quest'anno previste alla settimana di Ferragosto a Noarna. Vanno a sostituire di fatto le finali dei campionati che per 3 anni hanno animato la settimana di Ferragosto. Davide Gozzelino, ancora Luca Ederle, Riccardo Bonando, Nicola Zandonà, Davide Gozzelino, l'intervento di Mirko Conta, ancora il recupero di Davide Gozzelino, Zandonà, ancora Bonando a recuperare, di nuovo Zandonà e la palla che finisce a lato. Vediamo il replay se la palla è uscita o invece è rimasta in campo. No, la palla è in campo e quindi il primo 15 per la Cavrianese, alla ricerca del suo primo gioco in questa partita. La battuta di Fraccaro che costringe Bonando al recupero, di nuovo Zandonà, ancora Bonando a recuperare, profondo su Alessandro Fraccaro, che lo scorso anno in forza il Castiglione in Serie B, squadra con la quale ha conquistato il titolo di campione d'Italia e la conseguente promozione in Serie A. Poi ha lasciato la formazione e è approdato alla Cavrianese nel ruolo di Sesto e Jolly. Ancora Riccardo Bonando su Luca Ederle che attacca, il recupero di Davide Gozzelino, profondo su Alessandro Fraccaro, di nuovo Bonando a ripartire. Abbiamo parlato della Cavrianese, come abbiamo già detto allo stesso modo in apertura, Sabbionara che è autore finora di un campionato quasi perfetto, una sola sconfitta finora ottenuta contro il Solferino. Intanto vediamo l'errore di fondo di Luca Ederle, quindi siamo 15 pari. Dicevamo, una sola sconfitta contro il Solferino nell'ultima giornata di campionato, squadra che si giocherà assieme a Cavaglione e Castellaro i massimi traguardi stagionali. Sabbionara che ha fatto tutto bene, quindi forse al di là di ogni più rosea previsione. 6 vittorie nette. Non sono male per una squadra profondamente rinnovata. Andrea Belluardo su Alessandro Fraccaro, ora di nuovo Riccardo Bonando. I trentini quindi hanno praticamente di fatto già in tasca la qualificazione alla Coppa Italia, che tra l'altro giocheranno vicino a casa. Diciamo, con l'ingresso di Fraccaro la partita si è tranquillizzata un po', è più giocata. Tanto vediamo l'intervento di Zandonà e Andrea Belluardo che non riesce a recuperare, e quindi vediamo nel replay Zandonà probabilmente non colpisce nemmeno bene la palla che rimbalza davanti a Andrea Belluardo che non riesce a recuperare. 30-15 per la Cavrianese, sempre con Alessandro Fraccaro, battuta su Andrea Belluardo. Ancora Andrea Belluardo, stavolta su Luca Ederle, sempre i due a scambiare. Ora l'intervento di Fraccaro. La
palla di Ederle che esce, quindi 30 pari, ancora un errore per il giovane giocatore veronese. Profonda la battuta di Fraccaro, ma nessun problema per Belluardo. Gozzelino, di nuovo Luca Ederle, palla un po' corta, ancora su Davide Gozzelino che stavolta recupera indietreggiando. Belluardo e Fraccaro a scambiare, ora Ederle, Davide Gozzelino, Luca Ederle, buonando su Fraccaro, palla corta, Davide Gozzelino che interviene su Nicola Zandonà che picchia forte, Bonando riesce a intervenire ma la palla finisce lunga e quindi la Cavrianese si porta a 40-30 per il Sabbionara. Opportunità quindi per i mantovani di conquistare il primo gioco in questo incontro. Andona Bonando, di nuovo Ederle, ma la palla è lunghissima e quindi 40 pari. Tutta profondissima di Fraccaro con Belluardo che recupera senza troppe difficoltà. Intervento di Bonando su Zandonà, di nuovo Belluardo profondo su Fraccaro, anche lui profondo ma nessun problema per l'ex di turno Bonando. Qualche problema in più per Belluardo, corto su Zandonà che non rischia. Di nuovo Ederle, Gozzelino a recuperare, la palla è corta per Zandonà, il recupero di Bonando, ancora Bonando a recuperare e la palla che rimane in campo, controllata da Fraccaro, ancora Fraccaro, la palla è corta su Davide Gozzelino e poi il tentativo di recupero di Luca Ederle. Abbiamo la palla corta di Fraccaro, l'intervento di Davide Gozzelino, il tentativo di recupero di Luca Ederle che non riesce, 4-0 per il Sabbionara. Con la nostra sintesi andiamo al decimo gioco con il Sabbionara avanti per 6 giochi a 3, quindi una Cavrianese che si è rifatta un po' sotto. Dopo parziale di 4-0 si è portata sul 6-3. Vediamo sempre il Sabbionara a spalle alla telecamera. La Cavrianese con identica formazione, quindi ancora con Fraccaro e Ederle a fondo campo. E Nicola Zandonà nel ruolo di mezzovolo. Opportunità ulteriore per la formazione di casa, per avvicinarsi agli avversari. Davide Gozzelino interviene profondo su Alessandro Fraccaro. Riccardo Bonando, di nuovo Fraccaro che costringe Bonando di rimbalzo. La palla è corta per Zandonà che interviene ma recupera Andrea Belluardo. Ancora Zandonà su Belluardo. Stavolta palla lunga su Alessandro Fraccaro. Bonando, andiamo alla classifica del campionato, è guidata da tre squadre a pari punti, Castellaro, Cavaglion e Solferino, che di qui alle prossime giornate si giocheranno il primo posto negli scontri diretti nella fine del girone d'andata. Tanto abbiamo visto il tentativo di recupero di controbalzo di Luca Ederle. Vediamo al replay la palla di Bonando, Luca Ederle che di controbalzo non riesce a recuperare, la palla
non supera la linea centrale. Primo 15 per il Sabbionara. Visto parecchio in difficoltà nella nostra sintesi in questa fase iniziale di gioco Luca Ederle. Tanto vediamo un bel recupero di Bonando di sinistro, la palla è corta per Zandonà che stavolta chiude a punto. Non riesce l'intervento a Tommaso Merighi, diamo costretto di sinistro, poi la palla molto invitante per Nicola Zandonà che chiude a punto per il 15 pari. Ora Fraccaro sempre su Bonando, che recupera profondo, sempre su Alessandro Fraccaro, e poi riparte. Trentini che si sono dimostrati squadra molto solida finora. Qualche difficoltà in più per la Cavrianese, che dovrà cercare in queste, già da questo incontro, in queste ultime tre giornate poi del girone di andata, di raccogliere i punti necessari per conquistare il posto per le prime otto. Intervento di Ederle, la palla rimane in campo, controllato di rimbalzo Bonando, ancora Luca Ederle, la palla è corta per Davide Gozzelino. Riesce il recupero a Nicola Zandonà. Abbiamo probabilmente qualche problema di sole in faccia per la Cavrianese. Abbiamo visto alcuni giocatori con gli occhiali da sole. Infatti vedete Alessandro Fraccaro con gli occhiali. Luca Ederle, Andrea Belluardo, ancora Luca Ederle, stavolta la palla è corta su Davide Gozzelino, interviene il recupero di Mirko Cont che non chiude. Bonando, Zandonà, di nuovo Davide Gozzelino, il recupero di Sebastiano Verreschi, nuovo recupero di Zandonà che attacca ancora. Belluardo riesce a recuperare, quindi Luca Ederle riparte. Due buoni recuperi del fondocampista dei Trentini. Questa fase centrale dell'incontro, ricordiamo, ottava giornata di andata. Bonando, la palla è corta ma Mirko Conno riesce a chiudere, poi è Davide Gozzelino che in recupero di sinistro, vediamo, non chiude Mirko Cont, l'intervento di Davide Gozzelino che trova troppo in zona centrale Sebastiano Guerreschi, trova l'angolo giusto per il 30-15. Riccardo Bonando, Luca Ederle, nuovo Andrea Belluardo. Riccardo Bonanno che spinge su Luca Ederle. Di nuovo Fraccaro. Un gioco importante questo. Potrebbe permettere, se conquistato dalla Cavrianese, di avvicinare gli avversari, mentre se invece conquistato dal Sabbionara sarebbe un ulteriore allungo. Caro, la palla lunga su Bonando che riesce a recuperare. Zandonà, ancora Zandonà. Bonando di sinistro senza problemi. Recupera a fondo campo, chiamando ancora in causa Ederle. E ora Belluardo, sempre su Ederle. Cavriana più quadrato in questo frangente di partita dopo un inizio davvero brutto, con molti errori. Ora Belluardo,
Nicola Zandonà, il recupero di Davide Gozzelino, anche lui ex di turno. Bonando di nuovo Zandonà, la palla è corta, l'intervento di Davide Gozzelino e la palla che poi ancora Zandonà non riesce a recuperare. Abbiamo la palla corta di Bonando, ma Zandonà altrettanto corto su Davide Gozzelino, che trova lo spiraglio centrale e di sinistro il mezzo volo dei Mantovani non riesce a recuperare, e quindi Sabionara che si porta a 40, Cavrianese a 15. Quindi tre opportunità per il 7-3, ancora l'ottimo intervento abbiamo visto di Belluardo con recupero di Fraccaro. Vediamo ancora nel rallenti il recupero di Fraccaro corto. Davide Gozzelino ha provato ancora una volta l'intervento Zandonà, ma riesce solo a toccare, quindi siamo 7-3 per il Sabionara. Con le nostre immagini che vediamo in sovraimpressione, andiamo al 19° gioco. Sabionara che ha ulteriormente allargato il suo margine, 12-6, a un passo quindi dalla conquista della vittoria. Vediamo nella Cavrianese rientrato in campo Franco Zeni a fondo campo a sostituire Luca Ederle, a far coppia sempre con Alessandro Fraccaro e Nicola Zandonà nel ruolo di centrale. Invariati i trentini. Sabionara che quindi ha l'opportunità di risaldare ancora la sua quarta posizione. Intanto vediamo l'errore di fondo campo in lunghezza di Alessandro Fraccaro. E il primo 15 per il Sabionara. Franco Zeni, Davide Gozzelino, di nuovo Franco Zeni. Riccardo Bonando, una Cavrianese in difficoltà anche oggi. Zandonà corto, l'intervento di Davide Gozzelino, prova il recupero di sinistro Franco Zeni, ma la palla finisce fuori, ancora contro Zandonà, facile per Davide Gozzelino riuscire a chiudere. Prova Franco Zeni il recupero, ma niente da fare, quindi Sabionara 30, Cavrianese 0. Vicinissimi quindi alla conquista del 20° punto. La formazione, ricordiamo, guidata da Andrea Fiorini. Zandonà su Bonando che recupera senza problemi. Ora Franco Zeni, Davide Gozzelino recupera, Fraccaro riparte. Di nuovo Zeni, Belluardo a recuperare, Zandonà sempre di sinistro, Bonando, ancora Zandonà, ancora Bonando a recuperare, Franco Zeni, l'intervento di Davide Gozzelino, il recupero di Franco Zeni, la palla rimane in campo, bello scambio. Fraccaro a ripartire su Andrea Belluardo. Un prossimo impegno per il Sabionara sarà ben più difficile, contro il Castellaro. Mentre per la Cavrianese l'opportunità di provare a fare punti contro il Somma Campania, una diretta concorrente per la conquista di un posto fra le prime otto. Intervento di Zandonà a recuperare, Franco Zeni che prova a dare il taglio alla palla, ma la palla finisce abbondantemente a lato e quindi Sabionara si porta a 40. Vediamo il replay, tentativo di Franco Zeni, ma la palla che finisce decisamente fuori. Quindi Sabionara che si porta 40-0, tre opportunità, quattro anzi, di chiudere l'incontro. Davide Gozzelino, Fraccaro, la palla rimane in campo, controllata da Andrea Belluardo. Franco Zeni su Belluardo, ora di nuovo Fraccaro,
se ci si aspettava una partita più combattuta, visto anche che Cavrianese giocava in casa, puntava a fare punti, anche se Sabbionara sta, ha fin qui disputato un bellissimo campionato. Franco Zenni prova ad attaccare, interviene Davide Gozzelino, recupera Zandonà, Monando a ricominciare. Ora Belluardo, Fraccaro, Davide Gozzelino, il recupero di Mirko Con di rovescio. Deve ancora rimandare l'appuntamento con la vittoria in Sabbionara. Ma arriva ora con palla corta di Nicola Zandonà, recupero di sinistra. Loris Fumanelli, presidente del Sabbionara, allora una stagione da incorniciare fino a questo punto. Sì, una stagione veramente soddisfacente per tutta la società, abbiamo un bel gruppo di ragazzi che si stanno comportando molto bene. Non siete a punteggio pieno, ma quasi. Ma per noi siamo più che punteggio pieno, visto le premesse che erano una salvezza, stiamo ottenendo risultati ben al di là delle più rose aspettative. Ora, numericamente oggi avete conquistato la salvezza. Così dicono, meglio così, adesso aspettiamo. Intanto ci godiamo questi momenti tutti assieme molto molto volentieri. Adesso la Coppa Italia. Adesso la Coppa Italia, tutto quello che viene per noi è un di più, per cui vediamo quello che sarà. Riccardo Bonando, capitano del Sabbionara, allora anche oggi una bella vittoria. Sì, è stata una bella vittoria, e stiamo andando bene. Abbiamo perso una sola volta col Solferino, che è giustamente una squadra più forte di noi, però siamo molto soddisfatti perché è stata una bella soddisfazione vincere queste partite anche oggi, non giocando benissimo, intermittenza, però abbiamo portato a casa il risultato. Siete ufficialmente la quarta forza del campionato. Sì, ecco, come ho già detto è una bella sorpresa, nemmeno noi all'inizio ci credevamo, però veramente al di là delle doti tecniche che magari certe volte non sono eccelse, però la grinta, l'essere squadra, questo conta tantissimo, noi questo riusciamo a farlo bene, almeno in questi tempi. Alessandro Nobis, allenatore della Cavianese, allora anche oggi è una partita a due facce proprio. Sì, partita a due facce, risultato comunque giusto perché l'altra squadra è stata più attenta, meno fallosa rispetto a noi. La partenza nostra è stata difficile, dopo siamo riusciti a recuperare, a creare delle difficoltà, a creare anche del gioco. Però ormai la differenza dei 5-6 giochi era tanta da andare a colmare. Grandi errori, grandi giocate. Esattamente, facciamo dei grandi 15 e poi dei brutti falli. Non riusciamo a trovare una via di mezzo per poter essere un pochino più regolari. Oscar Tondini, presidente della Cavianese, allora oggi una partita a due facce, l'inizio disastroso, poi invece un po' di ripresa, ma l'incontro ormai era andato. Sì, siamo partiti molto male, ci siamo ripresi, però quest'anno sembra l'anno del non dico la parola maledizione perché non sta bene, insomma è un anno difficile, non riusciamo a ingranare, non riusciamo a trovare il fil rouge che ci conduce a vincere le partite, facciamo fatica, arriviamo a 40 ma non concludiamo, cioè, anche col Medo la settimana scorsa abbiamo perso 9, abbiamo perso i 40 pari, eravamo sempre noi in vantaggio 40-30, 40-15, abbiamo perso quasi tutti e ci manca quell'attimo di cattiveria che ci porta a vincere le partite. Classifica abbastanza. L'obiettivo nostro era essere nelle prime 8 per fare i playoff e andare su a giocarci la possibilità di fare Coppa Italia. Ci credo ancora, la società ci crede, i giocatori ci devono credere loro adesso perché in campo ci sono loro. Loro sanno che noi vogliamo arrivare lì, perciò insomma spero che ci mettano di più, non dico volontà perché la volontà ce la mettono, forse un po' più di cattiveria agonistica, forse quello.